Ha avuto luogo stamattina a Villa Amalfitano la riunione annuale del Comitato di Sorveglianza per il programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Malta. L'incontro è servito a fare il punto della situazione sull'andamento del programma in corso, avviato nel 2005, e inoltre per presentare la bozza del nuovo progetto di cooperazione 2007-2013, che sarà cofinanziato dall'Unione Europea e gestito dalla Regione Siciliana con il supporto del governo maltese. In tutto 13 progetti di cooperazione per un totale di 36 milioni di euro. Obiettivo: il rafforzamento dei processi di integrazione socio-economica tra i due territori. I risultati sono stati positivi anche se sono in fase di ulteriore sviluppo, perché si è realizzato prima la programmazione, ora si tenderà a realizzare effettivamente l'intervento. Quindi questi rapporti con Malta sono stati proficui, perché ognuno dei due paesi transfrontalieri ha portato le loro cognizioni per un miglioramento. Il nuovo programma si incentrerà su alcuni aspetti che hanno riguardo al turismo sostenibile. Puntiamo a fare di quest'area transfrontaliera un'area a bassissime emissioni di CO2, quindi c'è un obiettivo abbastanza, come dire, prestigioso da raggiungere. Interventi saranno previsti anche nel campo dell'ambiente e dell'energia, con particolare riferimento soprattutto ad alcuni aspetti di innovazione in questi settori. Particolare attenzione verrà posta anche alle politiche sul governo dei flussi migratori. Siamo assieme a Malta una delle aree più interessate a fenomeni di questo tipo, e quindi stiamo prevedendo alcuni interventi per soddisfare questa esigenza di prevedere delle azioni nei confronti dei flussi migratori, che ci viene tra l'altro richiesto dalla Commissione europea, ma che noi avevamo già per tempo avvistato, considerato che assistiamo quotidianamente, diciamo, a fenomeni di questo tipo, e quindi ci poniamo anche questo problema.